E con il sindaco abbiamo preparato un comunicato stampa proprio da destinare a tutti, quindi alla politica, ma naturalmente anche alla città e ai cittadini per far comprendere quello che l'amministrazione ha in animo. Non si tratta di una privatizzazione, non vorremmo più sentire parlare di questo termine che spaventa ovviamente tutti, trattandosi di un bene pubblico. Le opere sono pubbliche, il bene è pubblico, l'apertura ai privati intesa come una fondazione di partecipazione e si intende formalmente e sostanzialmente costituita dai privati, prevede comunque la collaborazione del comune, nel senso che il Comune, pagando dei corrispettivi, metterà la sua parte di contributo e sarà una parte di contributo importante, naturalmente inferiore a quella dei privati. Non possiamo, come già ribadito più volte, essere parte dei soci che costituiscono questa fondazione, ma il presidio assoluto dell'amministrazione comunale su questa fondazione lo ribadiamo con serietà, con responsabilità. Ammettendo anche di non aver mai annunciato qualcosa di diverso, ci sarà sulla tutela, sulla conservazione. Naturalmente tutto quello che è l'aspetto della valorizzazione invece sarà affidato alla gestione della fondazione, che auspichiamo davvero con la presenza di persone, realtà, aziende, appassionate e intenzionate a fare qualcosa di bello, di buono, di importante della città, come è nella storia, nella tradizione e di questa città e dell'Accademia Carrara, possano permettere di dare a questo museo uno slancio che merita per essere messo in linea con i grandi e importanti musei europei.